Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Oggi video sui prodotti terminati del mese di maggio. E la busta è questa qua e iniziamo subito. Vado random e vi faccio vedere due cose che negli scorsi video dimenticavo sempre di farvi vedere, ossia i Kleenex, questi qui. Questi qua sono di Hello Kitty, li presi da Auchan e li pagai 1 euro, e questi qua sono i Kleenex, quelli là normalissimi, pagati sempre 1 euro giù di lì. Sono dei Kleenex semplicissimi, mi ci trovo molto bene per pulirmi le mani quando mi trucco, e quindi è una cosa che ricompro sempre. Poi ho terminato questo qui, che è una cosa che ricompro sempre anch'essa, ed è appunto il non sapone mani e viso all'aloe vera, questa volta di Omia Laboratories. Questo qua lo utilizzo per lavare il viso appunto sia la mattina che la sera, e mi trovo benissimo, e questo qua lo pago intorno ai 3 euro e mi ci trovo benissimo. Poi andiamo avanti, ho terminato questo shampoo qua, i tesori di miele di Garnier Ultra Dolce, che sono senza parabeni, estratti naturali, rinforza, protegge e nutre per capelli fragili che si spezzano, shampoo ricostituente alla pappa reale, miele e propoli. Con questo qua mi sono trovata benissimo. Devo dire che con questa linea di shampoo mi trovo quasi sempre bene. Forse una o due volte ho acquistato qualche shampoo che poi si è rivelato un flop, ma devo dire che per la maggior parte mi ci trovo bene. Non utilizzo sempre lo stesso, adesso infatti non sto utilizzando questo qua, però comunque li cambio di volta in volta, ma vado sempre a ricomprare questi. Poi ho terminato il mio boccione di Dove, il deodorante Dove Go Fresh, questo qua al tè verde e cetriolo, e questo qua mi piace tantissimo, mi dura un sacco, mi fa durare tantissimo anche quando sono fuori tutta la giornata, non ho mai problemi con questo deodorante qua, insomma. Poi ho terminato questo qua, che è il Dove Seta Preziosa al bagnoschiuma, e questo qua al profumo di orchidea e patchouli. Ha un profumo bellissimo, molto persistente, e questo qua mi piace tantissimo veramente. E diciamo, essendo io appunto in casa con mamma compra questo, compra Metro Roberts, però io utilizzo quello che trovo in casa, e mi piace tantissimo. Questo qua lo stra consiglio. Poi uno che ho comprato io è questo qua di Brochet. Quando li trovo in offerta ne prendo due, tre, e questo qua mi è piaciuto tantissimo. Questo qua è al tè verde dalla Cina, e bel profumo, bello, mi piace molto. Non è stato abbastanza persistente, però devo dire la verità, però quando li trovo in offerta 3 a 5 euro cambiando anche profumazione li prendo, perché mi piacciono tutto sommato. Poi ho terminato questi dischetti qui, che sono quelli là grandi, dischetti tondi, grandi, di Demacup. Questi qua mi piacciono, questi qua sì, magari un po' si sfaldano, ma rispetto ai piccolini si sfaldano molto 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 meno, e però vabbè, io prendo poi quelli là che trovo, li trovo spesso questi qua e li acquisto. Poi ho terminato questo dentifricio qui, la Z Tartar Control più whitening. Questo qua fa bene il suo lavoro, mantiene la bocca fresca, l'alito fresco, e mi piace tantissimo. Adesso ne sto finendo un altro, e appena finisce l'altro utilizzerò il Marvis alla liquirizia, e non vedo assolutamente l'ora.
Poi ho terminato questa saponetta qui dei Provenzali al burro di karité che utilizzo principalmente per lavare i pennelli e ragazze i pennelli dopo diventano morbidissimi, mi piace tantissimo, ha un bel profumo, appunto ammorbidisce tantissimo le setture dei pennelli, li lava bene innanzitutto e quindi mi piace un casino, questa qua ve la straconsiglio. Poi ho terminato la mia amatissima crema per i piedi, questa qua di Brochet, questa qua alla lavanda bio, gel fresco antifatica, e questo qua mi mantiene veramente gambe e piedi molto fresche la sera ed è proprio quello di cui ho bisogno perché veramente adoro questa sensazione e mi toglie tutta la stanchezza dalle gambe e dai piedi e questo per me è un must have, come tutte ormai saprete. Poi ho terminato questo contorno occhi qui di Biofficina Toscana e questo qua è contorno occhi antirughe all'olivello spinoso bio toscano. Questo qua mi è piaciuto tantissimo, infatti lo devo assolutamente ricomprare e io non ho particolarmente la zona segnata, però avendo 27 anni magari uno cerca di prevenire appunto il formarsi delle rughe e questo qua mi piace moltissimo, mi piace anche l'odore, ve lo straconsiglio se cercate un contorno occhi antirughe assolutamente bio. Poi ho terminato questa crema qua di Lush New Charity o New Charity Pot, in questo caso non lo so, crema mani e corpo, e questa qua ha un odore veramente buonissimo, come potete vedere è completamente finito e mi piace tantissimo, a parte l'odore veramente buonissimo, mi sa tanto di vaniglia, non lo so, mi piace tantissimo, ma ne basta veramente pochissimo per idratare molto bene le mani. Infatti la prima volta ho esagerato un po' con la dose e ho dovuto tamponare con una velina, però veramente veramente ottima e quando magari finirò la mia crema, quella di Brochet che utilizzo spesso e che sto utilizzando attualmente, mi sa che un pensierino per questa qua glielo faccio perché è veramente veramente ottima. Poi ho terminato 3 campioncini di crema di Neve Cosmetics. Nello scorso video vi mostrai uno di questa qua, la crema esotica, che vi dissi che mi stava piacendo e confermo che mi è piaciuta perché questa qua non appesantiva assolutamente la pelle. Io ho già comunque una pelle misto grassa e quindi mi si lucida abbastanza velocemente, ma questo qua non ha accentuato questa cosa e quindi questa mi è piaciuta molto, non la sentivo sulla pelle, non era pesante, mi è piaciuta tantissimo, a differenza di questa qua che è la crema sublime sempre di Neve Cosmetics, l'ho sentita un po' più pesante e quindi questa qua non ve la consiglio a meno che non abbiate una pelle secca o differente dalla mia. Passiamo al make up, ci sono pochi prodotti, soltanto 4 questo mese, ma comunque ve li faccio vedere. Il primo è sempre lui, il mio fondotinta, questo qua che utilizzo di Brochet, lo Zero Difetti, che mi piace tantissimo, già ne ho ricomprato sia questo qua che sto utilizzando, alternato al fondo minerale di Neve Cosmetics, e già ho comprato la versione più scura, beige 300, per appunto quando mi abbronzo. Questo qua lo utilizzo ormai da 3 anni e mi ci trovo benissimo. Poi ho utilizzato questo qua, il Pure Light di Brochet, questo qua era un campioncino che mi fu dato in negozio e mi ci sono trovata abbastanza bene, la coprenza non è altissima appunto come quella Zero Difetti al quale sono abituata, ma lavorando sulle parti meno coperte con un correttore ovviavo assolutamente al problema e quindi può andare anche bene.
Poi ho terminato questo qua, questo eyeliner nero di... Ops, cadono pezzi. Questo eyeliner liquido nero di Essence e questo qua che aveva questo scovolino così. Come potete vedere è tutto secco, tutto brutto e quindi è finito. E questo qua mi è piaciuto tantissimo, l'ho pagato pochissimo e mi è piaciuto un sacco, che se magari mi trovo allo stand di Essence e dovessi mai trovarlo, ci faccio un pensierino di nuovo. Ultimo prodotto, il mio amatissimo eyebrow designer di Kiko, questo qua è il gel per le sopracciglia che mi piace tantissimo e quindi ve lo stra consiglio anch'esso. E niente ragazze, il video è terminato, fatemi sapere voi che cosa avete terminato in questo mese. Se vi va iscrivetevi al canale e lasciate un commentino, un bel like e ci vediamo se volete nel prossimo video. Ciao!